Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Questa sera parleremo di malattia venosa cronica, un approccio moderno. Per farlo siamo in collegamento da Reggio Calabria con il dottor Michele Greco. Buonasera, dottore, benvenuto. Buonasera, buonasera a lei. Prima di iniziare vorrei precisare che il dottor Michele Greco ha implementato la sua formazione riguardo questa patologia all'Imperial College di Londra. Dottor Greco, malattia venosa cronica, quindi iniziamo parlando proprio della rilevanza del problema. Sì, è un problema, la malattia venosa cronica è una patologia molto frequente nella popolazione generale. Colpisce anche il 30% della popolazione, soprattutto femminile, ed è quella che viene considerata, come vediamo, a seconda dei livelli, da una situazione, diciamo, di tipo estetico iniziale, con i piccoli capillari, fino a situazioni ben più gravi, con la formazione di vene varicose, di varici e di ulcere agli arti inferiori. Durante la mia specializzazione ho aumentato, diciamo, questo mio interesse nei confronti di questa patologia, che come dicevo è molto frequente, perché ha un impatto sulla qualità della vita delle persone notevole, seppur non è una patologia, per così dire, grave. In alcuni casi può dare delle situazioni, diciamo, spiacevoli, come ad esempio una trombosi superficiale, per cui va controllata, va curata soprattutto. Purtroppo spesso e volentieri ci sono tante persone che non riescono, o meglio, non vogliono, hanno un approccio così conservativo nei confronti di questa patologia. Però talvolta il semplice capillare, il semplice sintomo che può essere la pesantezza degli arti inferiori, il dolore, il gonfiore, l'edema alla caviglia, possono essere dei segnali importanti di progressione della malattia. Per cui è giusto che i pazienti, le persone, si curino per questa condizione, che, ripeto, è molto frequente, molto più frequente di quanto si possa pensare. Quindi al primo campanellino d'allarme è il caso di farsi guardare dallo specialista, perché si parte così da piccoli dolori, piccole pesantezze alle gambe, per poi si può arrivare a cose ben più gravi. Assolutamente sì, deve essere controllato e per questo bisogna affidarsi a degli specialisti, a delle persone, dei medici che trattino prevalentemente questo tipo di patologia. Io sono uno specialista in chirurgia vascolare. Il chirurgo vascolare di per sé tratta arterie e vene, ma sono prevalentemente flebologo, cioè io tratto nel 90% dei miei pazienti questo tipo di patologia. Per cui l'expertise, l'esperienza che ho acquisito come tanti altri colleghi, mi consente di portare, di dare la migliore terapia, il corretto approccio al paziente. Il primo approccio è sicuramente la visita, la clinica, quindi l'evidenza degli arti inferiori e un esame strumentale semplice, talvolta banale, ma se non eseguito correttamente può portare a diagnosi errate, anche a trattamenti errate. Questo esame è l'eco color Doppler agli arti inferiori, che deve essere eseguito secondo delle regole ben precise. In questa maniera noi riusciamo a trattare i pazienti nella maniera corretta. Ecco, riguardo proprio la clinica, io ho una slide in cui possiamo capire la tipologia dei pazienti e possiamo farla vedere. Sono delle immagini riguardo le varie condizioni, sfaccettature di questa patologia. Si parte dal semplice capillare fino alle vere e varie cose, all'edema, alla caviglia, fino anche all'ulcera. Quella è la peggiore, diciamo, condizione per cui bisogna trattare e trattare in maniera adeguata, secondo il sintomo, secondo l'anatomia, secondo diverse situazioni. L'approccio che io, o meglio, io sono semplicemente un simbolo per questa patologia, nel senso che
Ormai la medicina, la chirurgia vascolare, la flebologia ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 20 anni. Le linee guida, quello che le società scientifiche ci indicano, secondo le evidenze scientifiche, sono cambiate negli ultimi 20 anni. Nuovi approcci totalmente mini-invasivi sono stati validati scientificamente e hanno evidenziato un miglioramento della qualità della vita di questi pazienti e con un basso rischio di recidiva. Quello che mi viene chiesto tante volte da tanti pazienti, la prima volta, quando li visito la prima volta, è: ma le vene varicose, dottore, ritornano se io faccio l'intervento? Bene, purtroppo non c'è una terapia definitiva per sempre, una cura per sempre per questa patologia. Ma di certo abbiamo in mano in questo momento delle terapie chirurgiche, tra virgolette io aggiungerei chirurgiche, che ci consentono una riduzione della recidiva, del rischio di ritorno appunto della malattia venosa, e se dovesse tornare, ritorna comunque in una forma, tra virgolette, si può dire anche lieve, ben aggredibile, molto più facilmente e molto meno, in maniera molto meno importante rispetto all'intervento chirurgico che si faceva ancora, purtroppo ancora si fa nel mondo, ma che lentamente dovremmo abbandonare. E a proposito di questa patologia, dottore, lei parla di un approccio moderno, perché? Esattamente, perché le tecniche chirurgiche che noi utilizziamo, che io utilizzo giornalmente, sono lontane dal vecchio stripping. E lo stripping, se c'è una slide, la facciamo vedere. Era letteralmente tirare via la vena, la grande safena, che talvolta, eccola qui, era una tecnica per cui si faceva il cosiddetto taglio all'inguine, il taglio al ginocchio, il taglio al malleolo, e si doveva strappare letteralmente via questa vena. Purtroppo questa tecnica però non è scevra da complicanze, da minime complicanze. Ci può essere una lesione del nervo. E soprattutto la cosa più fastidiosa per i pazienti è il ritorno della malattia, cioè si riformano delle vene che normalmente sono prive di valvole. E quindi il paziente dice: ma è come se non avessimo fatto nulla, sono 10 anni che ho fatto l'intervento e è ritornato tutto. Ecco, le tecniche che utilizzo io invece nel reflusso della vena safena, quindi che è la vena implicata nella maggior parte dei casi della malattia venosa. Sono due tecniche principalmente, sono considerate il gold standard delle linee guida internazionali della Società di Chirurgia Vascolare europee e americane. In Italia ancora dobbiamo essere un po' più coraggiosi, per cui si dà ancora importanza allo stripping. In realtà, come dicevo, lo stripping ha dato più problemi che tante risoluzioni. Al contrario, le tecniche endovascolari, come vediamo anche nelle altre slide, la tecnica endovascolare della laser o della radiofrequenza mi occlude completamente la vena, la si chiude completamente, la si brucia, tra virgolette, e si impedisce appunto il reflusso. Queste tecniche hanno un tasso di occlusione del 97-100% addirittura a 5 anni e migliorano notevolmente la qualità della vita delle persone. Le persone stanno meglio, non sentono più pesantezza, non sentono più gonfiore, dolore, eccetera, eccetera. Per cui veramente un grande passo per la chirurgia vascolare e per la flebologia. Tra l'altro sono tecniche che vengono eseguite in anestesia locale, cioè solo con delle punture alla coscia e alla gamba. L'ultima chicca, diciamo, tecnica che è uscita da circa una decina di anni ormai sta riscontrando un maggiore successo è l'ablazione, la chiusura quindi della safena con una colla, la colla cianoacrilato, che è una colla letteralmente, esattamente, è una colla che va a completamente a chiudere le pareti della vena e si impedisce il flusso di sangue.
Addirittura questa tecnica si esegue senza necessità di anestesia totalmente, senza nessuna incisione cutanea e senza necessità di calza elastica, che è uno spauracchio, la calza elastica, per tante persone perché non riescono a sopportarla e così via. Quindi, come vede, ci sono davvero tantissime novità in questo campo. È giusto che si perseguano nel tempo. Dottor Greco, quindi qual è l'approccio che dobbiamo avere nei confronti di questa patologia e soprattutto a chi ci dobbiamo affidare nel caso in cui dovesse insorgere questa patologia? Come dicevo prima, in effetti ci dobbiamo affidare a degli specialisti che si occupano maggiormente di questa malattia, di specialisti che siano anche, che abbiano avuto un approccio nei confronti di questo tipo di interventi, perché ripeto, sono il gold standard, e non per altro perché lo specialista vascolare flebologo non si interessa solo esclusivamente di malattia venosa, o meglio, si interessa di una malattia venosa totale, cioè non c'è solamente il reflusso safenico, ci sono anche altre condizioni, che sono le trombosi venose profonde, il trattamento delle trombosi venose profonde, ma anche il trattamento di varici che provengono da altri distretti. Intendo dire, nelle donne c'è una patologia che è molto nascosta, misconosciuta, che è il varicocele pelvico, la sindrome da congestione pelvica. Questa condizione mi può portare a formazione di varici agli arti inferiori. Sembra strano, ma un reflusso, quindi come se avessimo un rubinetto che cola, parte dagli organi addominali pelvici nelle donne e si presenta semplicemente con delle varici agli arti inferiori. Questo è un approccio che deve essere totalmente dato a deve essere esclusivamente trattato da un chirurgo vascolare flebologo che tratta queste cose, che sa riconoscere il problema, altrimenti si fanno solo danni e si perde solo tempo. Questo. Dottor Greco, io la ringrazio per averci parlato di una malattia così diffusa come la malattia venosa cronica, appunto, e grazie per essere stato con noi oggi. Io ringrazio voi di questo spazio. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.